sempre avuto di Salomè una visione come di una pedina, come di una creatura che è innamorata della voce di Giovanni e quindi del verbo che Giovanni preannuncia. E Giovanni, che ancora non ha la grandezza del Cristo, come dire, scaglia una pietra verso questa bambina. E questa bambina in realtà cercava una verità, cercava la verità. Ma il Cristo della compassione ancora non è arrivato. E quindi questa bambina viene umiliata. E nel nostro spettacolo noi un po' riscattiamo questa figura storicamente umiliata. Il personaggio che interpreta è quello di Giovanni Battista, un personaggio molto difficile, molto complesso, almeno nelle intenzioni, nella tradizione che si porta con sé. Pensiamo all'immagine biblica, ma insomma a tutta l'iconografia artistica e classica che c'è attorno a questo personaggio. E la scelta che abbiamo fatto con Giampiero era quella di togliere il più possibile questo elemento biblico, questo richiamo a un'iconografia classica, e restituire invece al personaggio una dimensione assolutamente terrena. Giovanni appare all'inizio quasi come un tarantolato, per intenderci, che profetizza, ecco, sicuramente in questa dimensione un po' manicomiale che attraversa tutto lo spettacolo, e questo corpo così martoriato, così torturato, che si autotortura, arriva però a dire delle cose importanti, ha in bocca tutte le profezie, le parole di Pasolini, di Baudelaire, di Rimbaud, soprattutto alla fine. E quindi è stata una bella sfida interpretarlo, e spero che nelle due serate in cui saremo in scena qui a Taormina tutto andrà per il meglio. Questa Salomè è una Salomè diversa da come siamo abituati a vedere, sia riguardo alla Salomè di Oscar Wilde, che è quella di Carmelo Bene, sia alle iconografie che abbiamo di Salomè, in quanto è una Salomè bambina, una Salomè inconsapevole, assolutamente pedina nelle mani di Erodiade, della madre. Il lavoro con Giampiero è assolutamente stimolante. Non è il primo lavoro che facciamo insieme, e penso di essere entrata nella sua cifra registica. Il gruppo è splendido, è assolutamente consolidato. Mi confronto con attori eccellenti, anche persone fantastiche. E, insomma, per me è una grande occasione chiaramente interpretare questo ruolo, e speriamo di non deludere le aspettative di questo Salomè, appunto, diversa e così bambina. È un personaggio di una difficoltà estrema, perché quando poi si chiede a un ragazzo di 28 anni di fare un personaggio che in questo caso non ha età, quindi in cui il dato anagrafico poi più o meno non conta tanto,
di vestire i panni di un tetrarca, di un uomo comunque che ha fatto la sua vita, che ormai in questa edizione di Giampiero Cicciò della Salomè non si muove attraverso i rifiuti, è proprio parte dei rifiuti. È come se questo personaggio molto decadente rappresentasse veramente, in qualche modo incarna il rifiuto della discarica che poi vive, insomma, nella quale vive. È un personaggio che ormai è uno che ha tutto, Erode, è uno che se fa così ammazza un servo, se fa così gli portano 10.000 odalische ballerine. Avendo tutto, cosa gli manca, essendo vecchio? La giovinezza è un posto assicurato in paradiso, solo che poi magari tutte le altre persone che fanno parte di questa società, che magari cercano di gestirne un po' le fila, poi magari vorrebbero avere anche loro. Mi calderò per i suoi accesi, le